Vediamo tre studenti, Shun, Amaya e Ichika, ma una voce si lamenta con Dio della sua vita noiosa. Shun è insieme ai suoi amici quando una bambola Daruma li costringe a fare un gioco. Il gioco si chiama Daruma-san Gangoronda. La bambola si gira dopo che ha cantato e se lei vede qualcuno muoversi, lo uccide e lo trasforma in biglie rosse. Due dei ragazzi cercano di aprire la porta per scappare, ma invano. Vengono poi visti dalla bambola che li uccide. Un ragazzo legge il messaggio sul retro della bambola che dice che il gioco finirà se premono il pulsante. Un ragazzo corre per premerlo, ma la bambola si gira e lo uccide. Shun vede un timer e si accorge che non gli resta molto tempo. Così altri studenti cercano di premerlo, ma falliscono. Rimangono Shun e un altro ragazzo mentre tutti gli altri studenti vengono trasformati in biglie rosse, rendendo impossibile avvicinarsi alla bambola senza scivolare. L'altro ragazzo dice a Shun di usare la schiena per saltare sui cadaveri e premere così il pulsante. Shun così lo preme, terminando il gioco. Mentre festeggiano, la bambola dice a Shun che è l'unico vincitore e uccide l'altro ragazzo. Ritorniamo al passato, quando la vita di Shun era noiosa. È seduto su un divano mentre gioca ai videogiochi. A scuola sta camminando con il suo amico giocatore, che gli consiglia di chiedere a Ichika di uscire mentre lei gli sorride, ma Shun la vede solo come un'amica. Entrambi vedono un ragazzo che viene picchiato da Amaya, ossia il bullo della scuola. In classe Shun si addormenta e si sveglia con un forte suono. Improvvisamente la testa dell'insegnante esplode e compare la bambola Daruma. Nel presente Shun prega Dio per ritornare alla sua vita noiosa, mentre la bambola Daruma gli dice che è come un topo e che presto un gatto andrà a prenderlo. Nel frattempo Ichika si avvicina all'aula di Shun e si spaventa mentre guarda le sue condizioni. Shun le chiede se sa cosa sta succedendo, ma le risponde di no. Provano a chiamare la polizia, ma inutilmente. Così cercano di scappare, ma le uscite sono bloccate. I due corrono verso il campo da basket e vedono altri studenti vestiti da topo, sopravvissuti alla bambola Daruma. Trovano le parole, monta il campanello del gatto perché finisca. Poi gli viene ordinato di indossare i costumi. Il pavimento si apre e compare un gigantesco gatto di plastica. Il gatto inizia a mangiarle, spaventando tutti. Shun poi vede il campanello con un timer. Lui dice che il campanello deve passare attraverso il cesto sul collo del gatto, così da finire il gioco. Un bravo giocatore di basket tira il campanello, ma il gatto lo prende e lo lancia allo studente, uccidendolo. Shun scopre che il gatto sta uccidendo solo quelli vestiti da topo, così dice a tutti di togliersi il costume. Il gatto è immobile, ma quando iniziano a festeggiare, il gatto mangia un altro studente. Gli studenti corrono e Ichika cade. Shun indossa il costume da topo e distrae il gatto. Lui si accorge che anche indossando il costume può sentire la voce del gatto. Il gatto gli stava solo chiedendo di grattargli la schiena in modo che possa dormire tranquillamente. Shun così sale in groppa e inizia a grattarlo. Poi dice agli altri di unirsi a lui e il gatto si addormenta. Così Shun prende il campanello e lo lancia nel cesto. Gli altri studenti però lo fermano perché pensano che così sarà l'unico vincitore e iniziano a litigare tra di loro. Nel frattempo il gatto si sveglia e ricomincia ad attaccarle. Shun porta Ichika dentro e nasconde la campana in un normale pallone da basket per ingannare il gatto. Il campanello però rimbalza sul cesto, ma arriva Amaya che segna il tiro, concludendo così il gioco. Il gatto dice che solo Shun, Ichika e Amaya possono vivere. Poi Amaya uccide gli altri studenti rimasti. Amaya dice che solo il più forte sopravviverà, e questa è la volontà di Dio. Amaya si avvicina a Shun e gli dice che sono simili, perché hanno ciò che serve per sopravvivere. Ichika però dice che Shun è più gentile, più forte e più intelligente di lui. Amaya allora cerca di attaccarla, ma il gatto spruzza un gas e li mette fuori combattimento. Un telegiornale paragona gli incidenti avvenuti nelle scuole agli attacchi terroristici. Un altro servizio mostra dei cubi sopra le città. Alcuni media intervistatori insieme al professore di un'università vedono l'incidente come un'invasione aliena. Poi un senzatetto aggiusta una radio semplicemente toccandola. Shun si sveglia in uno dei cubi. Tra gli altri sopravvissuti c'è Takumi, il suo amico di infanzia insieme ad una ragazza timida, Tiara, e uno studente arrogante ma intelligente di nome Taoka. Shun cerca di scappare ma trova le porte chiuse. Taoka dice che l'unico modo per andarsene è vincere. Attraverso uno schermo poi vengono informati che devono trovare le chiavi per scappare. Entrano quattro bambole di legno che spiegano le regole del gioco. Dicono che saranno bendati e le bambole li circonderanno mentre cantano delle canzoni. Quando la canzone si ferma, devono indovinare quale delle quattro bambole di legno si trova dietro di loro, entro 10 secondi. Se non indovinano verranno uccisi, mentre se le bambole Kokeshi perdono, una esploderà, lasciando la chiave che aprirà la porta, che gli darà la possibilità di passare al livello successivo. Taoka inizia per primo e Tiara per seconda, ma entrambi non rispondono e vengono uccisi. Le bambole poi si avvicinano a Takumi, ma Shun insiste per andare prima. Vince la partita, aiutandosi con il telefono. Poi dice che ha registrato le loro voci mentre Tiara stava giocando. Le bambole esplodono e lasciano una chiave che Shun prende. Poi lascia la stanza insieme a Takumi. Fuori vedono un ragazzo inseguito da una bambola. Il ragazzo si avvicina e gli chiede di tenergli la mano per salvarlo, dicendo che le bambole non possono ferire chi si tiene per mano. Decidono di aiutarlo e la bambola se ne va. Shun poi guarda il ciondolo di Takumi e ha un flashback.
Takumi sta per suicidarsi da un tetto, ma poi vede Shun che rompe delle tazze e bicchieri sul muro per sfogare la rabbia. Shun le dice di farlo e le inizia a rompere le stoviglie, sentendosi meglio. Al momento, indossa lo stesso manico della tazza che Shun le ha dato. All'improvviso sentono le urla di una ragazza. Corrono e vedono che Ichika sta scappando dalla bambola. Così Shun salta per tenerle la mano e la salva. Subito dopo, Moro mostra il viso di una bambola con 7 delle chiave. Shun e il suo gruppo poi raggiungono il posto in cui i due concorrenti stanno aspettando. Contano le chiavi ma scoprono che ne mancano 3. All'improvviso arriva Maya con le chiavi rimanenti e uccide il suo compagno perché solo 7 possono qualificarsi per il round successivo. Quando tutte e 7 le serrature vengono sbloccate, la faccia della bambola le annuncia come i vincitori, per poi aprire un passaggio nel muro. Una voce dice di seguire il passaggio indossando i costumi. Si scopre che i giochi sono trasmessi in tutto il paese. Il gruppo si ritrova in una stanza ghiacciata. Poi entra un grande orso polare che dice che odia i bugiardi e le persone dal cuore nero. I concorrenti quindi devono solo essere sinceri, altrimenti moriranno. Il gioco inizia quando chiede a tutti il loro cibo preferito. Dopo che hanno risposto, l'orso pensa che qualcuno ha mentito. Poi dà 2 minuti ai partecipanti, per mostrargli il bugiardo. All'inizio tutti si difendono, ma poi indicano il tizio che ha risposto con prezzemolo. L'orso così lo calpesta, uccidendolo. L'orso poi chiede a loro se piace Shun. Tutti quelli che lo conoscono, incluso Takumi, rispondono di sì, mentre gli altri rispondono di no. L'orso ancora una volta gli chiede di mostrargli il bugiardo. Tutti i partecipanti rispondono che Takumi ha mentito, perché loro non si sono visti per tanto tempo. Così viene uccisa, nonostante i tentativi di Shun di salvarla. Shun poi urla che il bugiardo e il traditore non è altro che l'orso bianco in persona. Si scopre che è vero e l'orso mostra il suo colore originale nero. Quando tutte le bugie vengono scoperte, il gioco finisce e i sopravvissuti vengono portati nell'ultima partita. I restanti 5 vengono portati in un tempio. Poi 3 bambole di legno si complimentano con loro e dicono che l'ultimo gioco è calcia il barattolo perché finisca. Uno dei partecipanti è il demone mentre il resto sono le vittime. Finché il demone non mette la lattina nel luogo scelto, le vittime hanno il tempo di nascondersi. Il demone deve trovare tutte le vittime. Deve chiamarle dopo che le ha visti e poi imprigionarle nelle celle. Se li imprigiona tutti e prende a calcio il barattolo, vincerà. Ma se una vittima riesce a prendere a calcio il barattolo, le altre vittime saranno considerate vincitrici e il demone perderà. Ma la vittima che prende a calcio il barattolo morirà mentre il barattolo esplode. Poi a turno prendono un bastone e quello rosso va al demone. Amaya prende quello rosso. Posa il barattolo a terra e cerca gli altri. 2 degli studenti vengono catturati. Ichika poi distrae Amaya mentre Shun scappa. Dopo aver imprigionato Ichika, Amaya dice che non ha bisogno di trovare Shun per vincere la partita. E nonostante il consiglio di Ichika di nascondersi, Shun esce indossando un'armatura, nascondendo il volto. Shun dice ad Amaya che non può essere scoperto perché la sua faccia è coperta. Amaya lo trova ridicolo e gli toglie l'elmo. Mentre Amaya sta per prendere a calci la lattina, si accorge che Shun gli ha attaccato una catena. Shun così salta in acqua e trascina Amaya con sé. Mentre Amaya cerca di tirarlo fuori, vede che Shun ha tolto l'armatura e sta andando verso il barattolo. Amaya cerca di liberarsi e corre verso il barattolo, ma Shun lo colpisce prima. Si preparano per l'esplosione, ma non succede nulla. Il gioco è finito e le bambole dichiarano tutti i vincitori tranne Amaya, dicendo che l'esplosione era una bugia per rendere il gioco più interessante. Amaya allora prende una delle bambole e dice che non deve morire perché è stato scelto da Dio. Le bambole ridono e gli dicono che nessuno doveva morire. Poi le bambole festeggiano con dei fuochi d'artificio e dandogli dei gelati. Mentre mangia il gelato, Shun chiede a Ichika di andare al cinema e si dichiara. Ichika accetta, ma quando i gelati si sciolgono, vedono qualcosa scritto sui bastoncini. Le bambole gli dicono che nonostante tutti gli sforzi, hanno bisogno della fortuna per vivere. Amaya e Shun vedono le parole "tu vivi" sui loro bastoncini, mentre gli altri 3, compresa Ichika, trovano le parole "tu muori". Una delle bambole così uccide i perdenti mentre Shun guarda terrorizzato Ichika che scompare nel nulla. Shun e Amaya escono dal cubo e vengono acclamati da una grande folla, come figli di Dio. Amaya è felice, ma Shun dice che non c'è Dio, dopo tutte queste perdite. Una delle bambole poi lo corregge, dicendo che Dio esiste. Si scopre che il senza tetto dell'inizio film è Dio in persona. Fine. Grazie per aver guardato. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, commenta e iscriviti.